Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua per andare a provare il nuovo Goku Xeno, Super Saiyan Goku Xeno, che va a Deza, e lo andiamo a provare perché è un buffer, però in un setup dove non c'è Heroes in mezzo alle scatole. Richiederebbe un PG Dragon Ball Heroes. Facciamo finta di niente di quello, ok? Voglio provarlo fuori da Heroes, poi proviamo comunque qualche turno con Heroes, non è un problema, però lo voglio provare fuori da Heroes, perché questo è un buffer Goku Family. Non è un buffer Heroes, è Goku Family prima di tutto. Quindi abbiamo qua Gon STR. Questo è il senso, lo proviamo così. Intanto partiamo, abbiamo Greatly Raises Attack Def, è uno stacker, è sempre stato uno stacker. Dobbiamo testare lo stacker, ok? Lo stacker è la parte principale della carta. Attack Def 150, riduce il danno del 50% e lancia un additional super attack per il primo character entry turn, per il primo turno, ok? Quindi al momento c'è un 50% di R. Giusto un attimo, 300.000 def di partenza. Ok, va bene. Additional Attack Def 150 quando c'è un altro Goku Family o Dragon Ball Heroes Category Ally on the team. Goku Family Category Ally, Ski più 3, Attack Def 50%. Quindi sta buffando Gohan STR in questo caso. Additional Attack 77 al lancio della special e lancio un Additional Attack con una high chance di diventare Super Attack se c'è un altro Dragon Ball Heroes Category Ally attacking in the same turn when attacking or an Extreme Class Enemy when attacking. Ok, quindi si può fare un attimino quella roba lì dell'Extreme Class Enemy. Il problema è che al momento le Extreme Class Enemy che ci sono pochi. Ce n'è uno per staccare tecnicamente, quindi testiamo un attimino con la passiva disattivata, ok? Una parte di passiva disattivata, giusto vedere come performa, e poi andiamo contro l'extreme con Heroes, le altre robe, e vediamo anche in quel modo. Allora, intanto il primo turno ce lo passiamo così. Giusto un attimo, le prestazioni di qualche turno ci interessano, eh? Vediamo esattamente quanto ci mette a staccare, che è quella la situazione. 4-3. Danno è bassino, eh? Danno è bassino, è un buffer, deve staccare, ok, però è bassino, eh? Addino, ok. Ok, quindi due stack da 50. Il problema di PG così è che devono staccare, quindi bisogna tenerli in turno. Il loro problema è che al momento su Dokkan non è il massimo, cioè le unità che staccano non sono così forti in realtà. Il content non dura abbastanza per queste unità, cioè non siamo a 4 anni fa LGE e LVE che nel metodo migliore possibile, è vero, si one turnava, ma dovevate avere tutto full ability. Nella maggior parte dei casi, ok, gli eventi durano pochi turni e anche con la roba da ability basse durano pochi turni. Quindi il problema al momento è un altro. Tutto bello quello che vediamo, però teniamo da conto la cosa, ok? Non avrà mai abbastanza turni per boostarsi. E se non c'è mai abbastanza turni per boostarsi, ho paura che appena esce fuori dal 50% def, dal 50% di R, ho veramente tanta paura che questo PG non tanca nulla. Ho veramente tanta paura, eh. Buffato dal trio, sì, quello è vero, c'era il buff del trio, ok. La mia paura è quella, La mia paura è quella. Io ho paura di quello per un PG come questo. Perché un PG come questo, che staccano, è la stessa cosa identica per Vegeta. Facciamo lo showcase di questo, è come fare lo showcase di Vegeta alla fine dei conti. Non dovrebbe cambiare nulla, fa il buffer Vegeta, il kit poi è identico se non sbaglio. Voglio giusto andare a prendere, ok? Cioè se io faccio lo showcase di questo, ho fatto lo showcase di Vegeta, credo. No, lui fa la guardia per un turno. Ok, vabbè, non cambia la situazione. Non cambia la situazione, è lo stesso kit. Invece di avere 50% di R, la guardia il primo turno. Io ho paura. Queste robe qua non funzionano più su Dokkan. La mia paura è quella. Jacku, buonasera. La mia paura è quella. Ed è tanta. Perché sti PG, per come vogliono funzionare, richiedono un meta dove di base si hanno molti più turni, cosa che però non è così su Dokkan.
Quindi non lo so quanto possa effettivamente funzionare. Allora, qua abbiamo Gohan già da mandare in stand-by. Quanto siamo di difesa? 500.000 senza guardia, senza DR, senza nulla. Credo che la pacchia sia già finita. E non ha le stats in più per l'attacco. E non ha nemmeno... Attenzione. Non ha nemmeno il fatto dell'Extreme Class Enemy, no? Che è un additional attack che si boosta più velocemente. Non lo so sinceramente quanto possa convincere. Vediamo ora quanto spara. Se è un tour lo stack fa fatica. Sì, ma in generale lo stack fa fatica sempre, Gian Vittorio, ormai. Non ho visto il danno. 5-2, ok. No. Insta bocciato. Instant. Perché non lo puoi tenere a girare, sto robo, ok? Non lo puoi tenere a girare, perché tenerlo a girare vuol dire che non stacca mai. Quindi vuol dire anche che non avrà mai difesa. È instant bocciato, sta roba. È bocciato anche Vegeta istantaneamente. Sono istantaneamente bocciati tutti e due. Li proviamo con l'Extreme Class Enemy contro ora. Testare. Però non andiamo oltre a quello. Cioè, la situazione più che altro è quella. Non andiamo oltre a quella situazione. Abbiamo visto già quello che fanno, tecnicamente. Ok, cioè, è quello. Abbiamo già visto quello che fanno. Fanno poco. Fanno poco. Prendo Pan. Pan è già un PG molto migliore come buffer. Lei non stacca, assolutamente. Però c'ha tantissima evasione. Ok. Si buffa la difesa quando evade. C'ha comunque buone stats. E dà più buff. Dà anche più buff. Lei non è bocciata, per esempio. Non la boccerai mai. Per lei funziona. Lei vuole essere un terzo slot e lo fa bene. Lui vuole essere un PG che dovrebbe stare in turno, ma in realtà non ci può stare perché è troppo lento. Quindi va messo a girare, ma messo a girare non funziona proprio, perché non staccherà mai. Questa è la situazione. È brutto quello. Vediamo giusto quante ore. Ha tirato una sola special prima, quindi vediamolo. 680.000. No, è troppo lento. È troppo lento. Perché... prendiamo Gon. Gon è uno di quelli che funziona molto bene con lo stack. Perché funziona così tanto bene? Perché è da tenere in considerazione il fatto di come funziona così tanto bene. Perché, no? Perché riesce a funzionare così tanto bene? C'ha molte più stats. Prima di tutto, c'ha molte più stats. Molti più attacchi da tirare. Quindi vuol dire che alla lunga stacca più volte al turno, ok? Va ad essere un pochino meglio. Vabbè, ma se continui a farmi il pugno. Ciao. Proviamolo contro un extreme. Andiamo in boss rush. La mia voglia oggi di boss rush, dopo aver provato Vegito e Gogeta a trasformare, poca, vabbè. Andiamo lì. C'è l'extreme class enemy sempre. La passiva gli funziona. E via. Ultimo turno che vediamo. Tanto stiamo dando il mega baffone a Gohan, quindi la finiamo così, fondamentalmente, la cosa. Abbiamo finito di testare. No, aspettate. Fatemi tirare il domain. C'ha delle stazze in più, fine. Va bene, questo qua è il turno finale che vediamo, poi andiamo contro gli extreme. Vediamo quanto è più veloce. Anche se ho i miei dubbi lì. A prescindere dai miei dubbi. Allora, come messo? 1.000.000 adesso, con tutte le cose sopra, attenzione. Abbiamo tutto l'extra, ok? Quindi 1.000.000, facciamo questo rischioso, 1.000.000, però il primo colpo così non dovrebbe menare troppo. Facciamo questa, e tanto la stiamo buffando, quindi fa i suoi bei danni comunque. Poi vai a fare i danni assurdi, certo. Vabbè, sta comunque buffando, quindi per l'amor di Dio è più che normale. È più che normale che poi si vanno a fare i mega danni con Gohan. L'abbiamo boostato una sola volta. Non dovrebbe one-shottare, no? Cioè, se è la prima, non dovrei morire instant, o sbaglio. Dovrei resistere a questa. No. Un po' troppo.
Andiamo contro l'extreme, proviamo. Ok, allora, siamo contro l'extreme. Tutte le cavolate che vogliamo vedere, eccetera. 2.59, non c'è il trio. Vabbè. Teniamolo pure primo. Vediamo giusto un attimo questo primo turno, poi mando avanti il video. E vediamo quant'è fra un po'. Vediamo quant'è fra un po', che è più interessante fra un po'. Quindi consideriamo il turno, è partito al secondo, vediamo un po'. 50% di R, 200.000 def. 7 milioni e 2 perché c'è il Extreme Class Enemies. E ora potrebbe fare l'add in più. Ok, 7.9, va bene. Aia, sì, ovvio. Ok, 8.5. Ne ha tirate di più, assolutamente. Vediamo fra un po' di turni. Allora, ci siamo. Vediamo l'ultimo turno, perché comunque non migliora di troppo la situazione. Quanta def ha? 1.200.000. Praticamente nella stessa situazione di turni che avevamo prima, che avevamo Migatte, ha 200.000 di difesa in più, giusto perché ha tirato una special in più. Non è abbastanza. Non è abbastanza. È quello più che altro il fatto, non è abbastanza. Dal lato danni invece è migliorato, assolutamente va a migliorare. Dal lato danni va a migliorare. Giusto, finiamo questo turno. Credo che abbiamo poi finito. Oddio, aiuto. Credo che poi abbiamo finito effettivamente di provarlo. Bocciatini. Per ora dirò questo. Bocciatini richiedono i turni per tankare all'inizio, per poi diventare uno slot 3 che buffa solo i Goku Family o i Vegeta Family. No, non è il top. Pan come buffer è molto meglio. Sì, va bene, sarà limitata che è giocabile solo in Heroes. Va bene, ok. Però cazzo, lo fa per bene. Lui non è limitatissimo per forza a Heroes, è limitato a Goku Family. Ok, cioè deve esserci il Goku Family. Però non è che poi, oh mio Dio, aiuto, fa delle robe assurde, anche se non è troppo limitato, Vegeta, no? 14 milioni. Sì, boh, inizia a hitare, inizia a fare robe, assolutamente. Però già, questa è già la sua terza apparizione. Per fare robe sono tre apparizioni. Ed è ancora a rischio special, sei morto. È un peccato perché erano due unità che avevo tante speranze, ma... Boh, sì, una cosa l'ha insegnata Doc ormai, le unità che staccano... Se staccano con 10.000 di difesa, non si sente, non si sente. Poi se staccano che è un 150% def e un 150% quando c'è un Goku Family, non si va a sentire nemmeno troppo quello. Con stats più grossi ovviamente si andava a sentire di più, però è un tour summon di Heroes. Sì, forse era chiedere troppo, assolutamente forse era chiedere troppo. Ragazzi, è stato un piacere, grazie mille per aver visto il video, lasciate un bel like, commentate, siete nuovi sul canale, considerate l'iscrizione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!